Un intervento che viene richiesto alla centrale operativa per una discussione lì in famiglia e quindi i carabinieri intervengono, devo dire, insomma, le persone si tranquillizzano, si calma. Mentre diciamo, c'è questa azione di conciliazione familiare, uno dei nostri carabinieri comunque sia girandosi intorno osserva queste anfore e questi diciamo, soprammobili che erano incastonati bene, ben posizionati in alcune credenze, dalle quali rimane comunque incuriosito. Quei reperti antichi che facevano bella mostra di sé nel salotto di un alloggio nel centro di Torino erano troppo particolari per non essere notati. E così un carabiniere della Compagnia San Paolo, dopo aver sedato una violenta lite tra i parenti di un noto antiquario torinese in rotta proprio per la spartizione dell'eredità, ha deciso di allertare per una verifica i colleghi del Nucleo Patrimonio Culturale dell'Arma. È bastato un sopralluogo per capire immediatamente che gli oltre 200 reperti archeologici custoditi nell'abitazione dell'antiquario appena deceduto erano autentici. Si trattava di un vero e proprio tesoro di origine etrusca e romana, vasi, ceramiche, gioielli in oro e ambra, oggetti funerari di epoca compresa tra il VI e il III secolo a.C. per un valore di oltre 300.000 euro, il tutto detenuto illecitamente. Un vaso completamente integro, c'è un buco. Strano. Il buco in realtà non è un degrado derivato dall'antichità del pezzo, dal vaso, bensì dall'opera di scavo clandestino che viene operato attraverso quello che vedete si chiama spillone. Cioè per verificare la presenza di una tomba vengono utilizzati degli strumenti che danneggiano i vasi. Questo è un elemento per esempio investigativo. Prima ragione di importanza è ben evidente, sta nel numero, perché adesso qui sono esposti soltanto una parte di tutti i reperti ritrovati che sono più di 230. Molto importante perché ci conferma che è stata intercettata una forma di mercato clandestino esteso, cioè questo non è il problema di un collezionista che ha comprato qualche oggetto, ma è una forma di mercato che era gestita all'interno di un'attività di natura antiquariale. Quindi particolarmente interessante avere fermato questo tipo di alimentazione del mercato clandestino. E poi importante e interessante perché comunque tutti questi oggetti hanno con pochissime eccezioni una provenienza omogenea dall'area centro italica, dal Lazio settentrionale, in un arco di tempo molto esteso, ma si tratta di materiali che sono diciamo, importanti anche dal punto di vista testimoniale, tant'è che noi immaginiamo possano essere restituiti proprio a un museo di quell'area. Bucchero etrusco è una ceramica che è stata inventata in Etruria meridionale nel VII secolo a.C. Qui siamo appunto tra VII e VI secolo a.C., qualcosa anche scende fino al V. Gli eredi, risultati estranei agli illeciti compiuti dal loro parente antiquario, hanno restituito allo Stato tutti gli oggetti. Ecco, voi usate il termine restituzione, perché, sovrintendente? Perché si tratta di beni dello Stato. Allora, la legge italiana, fin da dopo l'Unità d'Italia, stabilisce che tra i beni che sono in automatico di proprietà pubblica del regno prima e dello Stato poi, ci sono proprio i beni archeologici che provengono dal sottosuolo. Dal 1909 qualunque oggetto che appartenga a una proprietà privata deve essere accompagnato da un certificato d'origine che mostra che è stato comprato su un mercato antiquario precedente o è stato, non so, oggetto di una forma di premio, perché chi trova materiali archeologici nel suo terreno ha diritto a un premio di ritrovamento che può anche essere in natura fino a un certo importo, molto oggetto di calcoli molto puntuali. Se non c'è una sorta di attestazione di provenienza, allora il materiale in automatico viene riportato alla proprietà statale ed è una restituzione, era di proprietà statale e torna ad esserlo. Il reperto archeologico, siccome proviene dallo scavo clandestino, appartiene allo Stato, viene scavato dal suolo nazionale e quindi appartiene a tutti i cittadini, non può essere prelevato, non ce ne si può impossessare. Questo deve essere compreso anche per coloro che, per esempio, le nostre coste ne sono ricchissime, durante le immersioni pensa di potersi impossessare di piccoli elementi fittili come vasi, anfore, che trova durante le immersioni. Attenzione, perché l'impossessamento illecito è un reato. Dove tornerà questo materiale concretamente? Ma
Ancora non lo sappiamo perché il provvedimento di restituzione è recentissimo. Noi immaginiamo di proporre alla nostra direzione generale, che è quella che poi dovrà decidere, di restituirlo al Museo Nazionale di Villa Giulia di Roma, che è il museo nazionale che ha materiali di questo genere. Investigativamente il fatto che li abbiano acquistati prendendoli da più parti, da più mercati o in più successive circostanze.